Ciao a tutti, ci troviamo a Cafarnao. Vedete alle mie spalle la sinagoga di Cafarnao dal Vangelo secondo Matteo. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: "Seguimi." Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo, disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori." E questo episodio del Vangelo, la chiamata di Matteo, si situa proprio qui. Infatti, nel Vangelo, prima di questo episodio, Gesù sta guarendo perdona i peccati al paralitico che viene calato in un lettuccio nella casa dove Gesù si trovava, proprio a Cafarnao. Gesù incontra Matteo nel banco dei pubblicani. Vedete qui si vedono anche le antiche case di Cafarnao. Proprio come erano fatte con le pietre originali. In una di queste case stava Gesù ospitato da Pietro, e in una di queste case abitava certamente anche Matteo il pubblicano, che come sappiamo era una professione disprezzata perché questi pubblicani erano al servizio degli oppressori romani e riscuotevano le tasse per loro conto. Gesù lo chiama e facendone uno dei suoi apostoli e anche si mette a mangiare con quella combriccola di amici di Matteo che non erano persone raccomandabili. Ecco, questo ci dice anzitutto la mentalità, qualcosa molto importante, un messaggio: noi non dobbiamo cedere alla tentazione di dividere l'umanità in due categorie, buoni e cattivi. Perché nel pensiero divino i destinatari del messaggio sono tutti, anzi, sono proprio i peccatori, quindi le persone lontane che hanno bisogno. Non sono i sani, dice Gesù a questi farisei, che hanno bisogno del medico, ma i malati. Voglio la misericordia, non il sacrificio. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Allora, questo dice che magari ci sono delle persone che non conoscono Gesù, non lo riconoscono apertamente neppure, però è come se veramente fossero parte della sua famiglia. Ma dice anche un'altra cosa questa affermazione, che chi ritiene di essere un po' troppo giusto, forse si pone lui stesso un po' fuori, perché, come dice quell'altra parabola che Gesù racconta, quel pubblicano che non osava alzare gli occhi e stava in fondo a pregare, lui andò a casa giustificato, invece quello che si credeva giusto fu condannato. Allora, se questi farisei credono di essere così tanto giusti e porsi al di sopra degli altri, pensando che questi sono così tanto peccatori, alla fine si sono salvati già da soli. I farisei avevano già fatto il giudizio universale praticamente. C'erano le persone che erano già condannate e quelli che invece erano giusti. Gesù porta una mentalità nuova. Gesù è venuto per tutti, ma in un modo speciale per le persone che hanno più bisogno, e quindi nessuno si deve sentire escluso. Questo Vangelo ci
ci fa porre anche la domanda cosa possiamo fare per uscire un po' dalla sacrestia, magari andando ad annunciare il Vangelo in luoghi un po' più inconsueti. E anche dobbiamo resistere alla tentazione di giudicare, come facevano questi farisei, quelli che già stanno facendo questo, magari fanno delle scelte un po' al limite con l'intenzione però di raggiungere delle persone, con l'intenzione però di portare questa buona notizia proprio in questi ambienti dove non te lo aspetteresti, proprio come questa gente un po' poco raccomandabile con cui stava Matteo, il pubblicano, che poi è diventato l'apostolo e anche evangelista. E poi ecco, c'è questa frase che Gesù fa, che Gesù dice che riassume tutto: misericordia io voglio e non sacrificio. Una citazione del profeta Osea, l'invito a guardare alla realtà sempre attraverso la lente della misericordia. Vedete la sinagoga di Cafarnao, le case di Cafarnao dove anche Gesù viveva, e qui si vede la chiesa che è stata costruita sopra la casa di Pietro, e c'è una basilica ottagonale, ma vedete all'interno, la parte più interna di questa basilica è proprio l'antica casa di Pietro, e dove si vede anche quella che viene chiamata la stanza dell'ospite, dove con ogni probabilità Gesù ha abitato. Ecco, vedete la casa di Pietro, la sinagoga, il convento dei francescani e naturalmente il mare di Galilea, perché Cafarnao è un villaggio di pescatori. Una buona notizia oggi da Cafarnao, perché Gesù ci ha rivelato: misericordia io voglio e non sacrificio, che la misericordia deve essere la lente con cui valutiamo la realtà, e non dobbiamo mai disperare, perché Gesù è venuto per i peccatori, per noi, per salvare quello che era perduto. E se qualche volta ci capita di pensare che siamo entrati a far parte del club di quelli giusti, bisogna sempre stare attenti, fare in modo che questo sentimento non diventi disprezzo degli altri o addirittura un'autoesclusione di noi stessi, perché in quanto giusti è come se ci ponessimo di fuori dalla necessità di essere salvati. No, no, per quanto una persona possa essere giusto in questa vita, non lo è mai così tanto che non ha bisogno di Dio. Io resto con te, il nome di questa iniziativa della Chiesa di Siena per i giovani. E grazie per avermi chiesto di partecipare ancora una volta. Dio vi benedica. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.